Daniel? Daniel gli abbiamo detto Daniel. Non so, dove si vuole? Larga via dal nuovo senso. Via la Zoffina. C'erano fatta quelli che hanno prodotto il CD come cose in più. Noi dai, va bene. So che come valore aggiunto non si capisce niente. Cioè, io paradossalmente mi portavo dai 40 alle 80. Ah, perché? Il benefattore locale. 15.000 buoni fa. Che vieta. Io volevo approfittare per ricordare, non approfittare di me, tutti quelli che hanno partecipato e hanno collaborato e soprattutto si sono divertiti al Circolo Vienna. Volevo dire che la serata è dedicata a Marco Rebeschi, a Leonina e al grandissimo Guido Righetti. E adesso vi lascio in compagnia dei Vecchios. Mostro. Ho già preso qua. Dunque la storia inizia così. Che una sera io e Babetta andiamo al locale al Puro e sento suonare come al solito Amos divinamente con gli altri ragazzi e mi viene in mente di provare a non perdere questa musica stupenda incidendo un CD. I componenti del gruppo sono Amos, K, Gigi Bertolini e Giordano, che non ricordo il cognome.
mi sono dimenticato una battuta e sto riprendendo nuovamente. No. Adesso qui invece abbiamo la mente e il genio del gruppo, adesso inquadriamo. Faccio la faccia seria. Quello che è i neuroni da corsa, fammi vedere, sei bellissimo, fammi vedere. Fammi un'altra espressione intelligente. Eh? Facciamo un'intervista. Dunque, il tuo bassista dov'è secondo te? Fa colazione al bar Tiffany. Ah, bello, bello. Il barco, sta sì. Mangiando... E in mezzo al noblesse, noblesse, è vero? Un col ciccio e due birine, si sta facendo sì. A colazione per essere carburato e rodato quando arriva e un po'... nel pomeriggio. E non mangia il pesce per il fosforo? Bene, va bene, basta. Ma io sto riprendendo un po' tutto perché insomma se dobbiamo poi mandarla alla BBC. Non stai riprendendo una sigla. No, è che il nostro fonico che è molto, è una persona molto. Grande Carlo. Il grande Carlo che è una persona che ha uno stile impeccabile, ci sopporta. Vagamente assomiglia a un batterista di un complesso famoso inglese. Ringo Starr mi sembra, sì. Qui invece abbiamo, uno dei giovani allievi che sta facendo uno stage, infatti sta guardando video di però ho visto che lavora poco, ieri non faceva quasi un cazzo, come mai? Fuori naso! Va, stai attento che ti vado a prendere gli zoccoli, Sound check. Ho scritto Tavor sulla sabbia. Guarda che bello che sono. Ti piaccio? Sei meraviglioso. Ho un certo savoir-faire. Esatto. Che filmato che ci viene ragazzi con Stevie Wonder sotto.